fate ripetere, presento l'assessore Gulotta, Valeria che vuole succede in realtà e farà un campo da solo che faranno anche sì, per la rappresentanza della polizia stradale di Agrigento. E allora come studio dell'articolo del servizio per una salute, giusto? Dove c'è la posta, ti ricordo benissimo, e tra l'altro non ci sono solo ahimè le vittime, ma ci sono anche coloro che l'ha sbagliato questo, ma c'è anche l'imprevisto, non c'è solo la colpa nostra, ma ci può essere il cane che ti attraversa, l'imprudenza di qualcun altro, ahimè, qualcun altro che ha il telefono, cioè perché sono le regole proprio per evitare il tasso di mortalità che ci sono nei libri di strada. Voi per oggi sembrerai, vabbè, abbiamo fatto 2 ore in meno di lezioni, ma non è così. Sembra poco, ma non è così, perché 9 persone al giorno sono più di 3.500 persone all'anno. E significa come se un paese come Caltabellotta venisse cancellato dalla cartina geografica. Pensate a quello proprio di sensibilizzarvi a quello che è il rispetto delle regole quando siete alla guida, che è una cosa importantissima. Io spero. Grazie.